problema delle infezioni da batteri resistenti agli antibiotici è un tema che purtroppo di cui si parla ancora troppo poco. È una vera e propria pandemia silenziosa, ma che fa molto rumore, perché solo in Italia provoca tra 30 e 40 mila morti ogni anno. Quindi sono i numeri, in pratica, come se noi avessimo ogni anno un Covid che colpisce le persone che stanno a casa e quelle che stanno in ospedale e quelle che stanno nelle strutture intermedie, cioè nelle strutture socio-assistenziali. I batteri resistenti sono dappertutto, nelle infezioni urinarie, nelle infezioni addominali, nelle infezioni della pelle, nelle infezioni respiratorie. Purtroppo il tema è stato affrontato negli ultimi anni in maniera forse un po' superficiale, troppi antibiotici ci continuano ad essere prescritti, basta pensare che abbiamo avuto un incremento di quasi un quarto delle prescrizioni antibiotiche tra il 2021 e il 2022, e molti sono i medici che prescrivono con leggerezza gli antibiotici, molti sono i pazienti che li usano in alta prescrizione, e quindi io credo che bisogna tutti insieme adesso lavorare per usare meglio gli antibiotici, ma soprattutto per incentivare la ricerca di nuovi farmaci, perché i superbatteri, che sono questi batteri molto resistenti agli antibiotici, hanno bisogno di nuove armi, e purtroppo la ricerca in questo momento su questo tema è un po' ferma, anche perché sviluppare un nuovo antibiotico costa moltissimo, $1 miliardi, e il ritorno che si ha di questi investimenti non è così, così remunerativo. Quindi bisogna incentivare oggi sempre di più le aziende a investire nel campo degli antibiotici, perché un'infezione da batteri resistenti può colpire chiunque, e quindi bisogna sapere che più armi abbiamo, minore sarà la mortalità da queste infezioni.